Allora, siamo qui col sindaco di Brescia, stiamo aspettando Francesco Renga per poterlo premiare, ma il sindaco, sappiamo, era molto impegnato nella musica anche lui, fin da piccolo in oratorio, giusto? Sì, piccolo, non sono molto cresciuto, però ho mantenuto quella passione. Suonavo la chitarra, ho iniziato un po' da autodidatta, devo dire la verità, in un quartiere alla Badia che pullulava di musicisti in erba, e poi ho iniziato proprio dall'oratorio, perché ho danneggiato le orecchie di un po' di persone che venivano a sentire i concerti in oratorio. Ho suonato anche nel coro e poi con un gruppo di amici abbiamo fatto un lungo percorso. Oh, bello. Senza offese, ti preferiamo da sindaco che da cantautore. Però cosa vuol dire avere in una città un personaggio come Renga ed essere sindaco di questa città? Beh, è sicuro che quando ci sono queste personalità che trasmettono emozioni, riescono a muovere centinaia di migliaia di persone nel paese, è come proiettare anche la tua città fuori, quindi sono tutti canali positivi, è un brand positivo, se dovessi dire, è un buon brand, e quindi meno male che c'è Renga. Volevamo semplicemente dirti grazie per la tua presenza e per il fatto che è la prima volta che il Parabanco di Brescia fa 3 sold out. No, vi ringrazio perché il mio legame con questa città è, come dire, solido, importante, profondo, e sono felice di questo riconoscimento. C'è un altro bresciano, tra l'altro, che è, come dire, coinvolto in qualche modo nel progetto, che è un altro bresciano illustre in giro per il mondo. Posso dirlo subito o lo dico dopo? Lui è il presidente della Sony, che voglio chiamare qua, che lui è timidissimo. Ah, viene dopo! Cioè, dopo vieni? Andrea Rosi, quindi stiamo creando una specie di sindaco, Andrea, stiamo creando una specie, capito, la brescianità che... No, ti ringrazio, intanto sono qui a dirti grazie e siamo anche molto orgogliosi come città di avere un musicista come te, un cantante come te. Io tra l'altro non lo sai, ma anch'io sono stato un musicista, strimpellavo la chitarra in un gruppo di persone che forse hai conosciuto anche tu, Fabio Barca, Andrea, certo, Bettini e così via. Hai, ragazzi, sono del 65. Ascolta, Francesco, li ha compiuti ieri, se vuoi cantargli tanti auguri. E quindi mi ricordo molto bene anche dei tuoi inizi, certo. E con i Timorie, e quindi insomma ti abbiamo seguito in tanti. Bene, sono contento. Il fatto che ti abbiamo seguito in tanti vuol dire che sei rimasto nel cuore della città. Ed è raro, perché molte volte nessuno è profeta in patria. Nel tuo caso si può dire che sei decisamente un'eccezione, nel senso che i brescianti ti vogliono molto bene, e questo credo che sia merito anche tuo, per la tua simpatia e la tua capacità di trasmettere calore umano, che non è una cosa così scontata, quindi questo è molto importante. L'abbraccio della mia città è sempre importante. Sì, no, una cosa velocissima, innanzitutto ringrazio per l'invito, anche perché è un'occasione davvero per vedere di persona uno straordinario talento, come dicevamo prima, quindi non è una cosa che capita tutti i giorni. E poi evidentemente volevo far notare quanto la nostra banca effettivamente, questo è l'esempio, no? Tenga a quelle iniziative di carattere sociale, di carattere chiaramente artistico, evidentemente, che magari non sempre creano ricchezza, ma sicuramente nell'ambito di una città, di una comunità, fanno evidentemente molta coesione sociale, quindi sono molto importanti. Diamo il premio a Francesca. Premio Matel. Matel Comune. Questo è il primo. Siccome hai fatto delle performance strepitose in questo luogo, contenitore, okay. Mai, lo sapete. Sì. Esatto. Perché è trasparente. Trasparente, devi metterlo. La giacca nera. Io e lui ci conosciamo da tantissimo tempo, ma stranamente solo da tre anni lavoriamo insieme, sì. E coinciso con questo, sì, diciamo, sì. Esatto, successo clamoroso, sì, esatto. No, non è per quello, però ne approfittavo perché sono doppiamente contento e ti porto il disco di platino, no, ufficiale. Questo è un po' più serio, esatto. Per le vendite dell'album e per i 2 singoli, che sono uno di platino e uno d'oro, per cui... Grazie! Grande!
Però adesso ce n'è un ultimo ancora più serio, perché stiamo in crescendo tipo, ed è l'unica, la vera cosa okay, che io volevo darvi da oratorio stasera. Visto tutta la fatica che si fa sul palco, i dolci dell'oratorio sono veramente tu lo sai questo qua? Perché io sto già facendo la Santa Lucia dei bambini. Perfetto. Non gli dica la Santa Lucia al papà o alla mamma, perché non si può. Però questo così canti ancora meglio. Va bene, grazie a tutti, grazie davvero a tutti, grazie davvero. Vado a finire il mio lavoro, a cominciare il mio lavoro. Ciao Francesco, buon lavoro, grazie. Ciao. Allora, Laura Castelletti, vice sindaco, assessore alla cultura del nostro comune di Brescia. È interessante vedere che la cultura è fatta anche di popolarità, come è Francesco Renga. Ma l'assessorato alla cultura ha puntato anche molto, insieme all'amministrazione, sulla musica. La festa della musica il 21 giugno, una serie di eventi. È chiaro che poi quando si ha la fortuna di avere un cantante come Renga della nostra città, è una fortuna di quelle super che vanno sfruttate. Lui è un bel ambasciatore della musica, è un bel ambasciatore di Brescia nel mondo, per cui... Cos'è che ti piace? Cos'è che ti piace della musica di Renga? Della musica di Renga mi piace che l'ascolto volentieri io, l'ascoltano volentieri le mie figlie adolescenti, l'ascolta volentieri mia madre. C'è questa capacità di essere musica che ti arriva dritta al cuore sempre. Quindi una cultura intergenerazionale, una bella immagine che ci serve oggi. Una cultura intergenerazionale perché unisce, mette insieme, noi abbiamo anche questo gran bisogno di avere una sorta di colonna sonora della nostra vita che sia di tutti e non di pochi.